Abbiamo sentito l'obbligo morale nell'anniversario della sua nascita e a 10 anni dalla sua morte di ricordare questo concittadino e autorevole, perché Lello Giuralongo ha segnato con la sua presenza la vita della città in quel periodo straordinario che va dal dopoguerra fino quasi ai nostri giorni. Egli è stato un protagonista culturale, politico, civico di Matera, dando le sue energie e la sua passione perché questa città potesse esprimere ancora una volta livelli e valori nazionali e universali. Egli è stato innanzitutto un studioso della sua città attraverso la composizione di saggi puntuali sul problema dei sassi e sugli antichi rioni. Poi ha rappresentato dignitosamente la città per quasi 15 anni. Poi è stato tra i trainatori, possiamo dire, coloro che ha portato la città a livelli di conoscenza nazionale nella rivista Basilicata, che è stata una fornace, un crogiuolo di idee, di proposte anche molte volte eretiche e rivoluzionarie, ma che davano quella energia di riferimento all'esterno per Matera e da Matera. Ecco perché noi abbiamo sentito la necessità di ricordarlo, segnalando qui sulla salita della cattedrale questo belvedere dedicato a lui, perché ci sia un ricordo perenne della sua presenza, della sua persona e della sua umanità al servizio di Matera e della nazione.